Bentrovati a questa prima pillola tecnologica sulle soluzioni SAN Storage di Huawei. L'argomento odierno è lo storage out of the box, cioè il primo impatto con l'apparecchiatura storage. Come vedete abbiamo a disposizione il modello più piccolo della linea Ocean Store, l'S2200T. È il modello più piccolo come hardware, ma mette a disposizione tutte le features delle SAN più grandi, in particolare il tool di management è perfettamente uguale ai sistemi maggiori. Cominciamo analizzando cosa troviamo sul frontale. Si nota subito la presenza di 6 hard disk, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Questi sono i dischi forniti direttamente dal produttore, sono dei 15.000 RPM con capacità vicina a 600 GB. I primi 4 in alto, 1, 2, 3, 4, dovrebbero essere evidenziati in quanto hanno una doppia funzione, storage semplice e coffer. Un disco di coffer serve a memorizzare temporaneamente i dati grezzi prima che siano scritti effettivamente sul RAID. Quindi è una soluzione di velocizzazione e di sicurezza in caso di blackout. La funzione coffer si riserva una piccola parte del disco, nel nostro caso circa 20 GB, per espletare la sua funzione. Quindi questi 4 dischi risulteranno di una capacità leggermente ridotta rispetto agli altri. Questa versione di storage è provvista di 12 slot per dischi, da 3 pollici e mezzo, 1, 2, 3, 4, su 3 linee. Esistono anche versioni che possono ospitare 24 dischi da 2 pollici, disposti a pettine. Sul frontale ci mancano altre due cose da analizzare. La spia rossa triangolare, che si accende nello stesso modo sia per gli allarmi gravi che lievi, e l'interruttore di accensione, che è anche una spia verde. Questa spia può avere 3 stati. Spenta indica ovviamente che l'apparato è spento. Quando lampeggia indica che lo storage sta effettuando l'operazione di accensione a esperimento. Infine, quando accesa fissa, abbiamo lo storage pienamente operativo. Passiamo ora ad analizzare la parte posteriore. Si può notare subito che sul retro abbiamo vari elementi ridotati ad estrazione rapida. Prima di tutto gli alimentatori. E poi l'unità a ventola. Queste contengono anche le cosiddette BBU, cioè batterie di backup, che intervengono in caso di blackout cooperando con i dischi coffer trattati poco fa. Tutte e 4 le parti sono dotate di una spia verde che è normalmente accesa. Questa qua. Al centro abbiamo l'intelligenza vera e propria dello storage, i 2 controller dei dischi che contengono anche l'interfaccia di comunicazione verso i server. Il controller in alto è denominato controller A. E quello in basso è il controller B. I controller sono 2 per 2 motivi: affidabilità, cioè fault tolerance, e performance. L'aumento delle performance si ottiene con apposito software UltraPath di Huawei, che è la versione proprietaria del Multipath. Praticamente possiamo connettere un server allo storage usando un cavo per ogni controller. In questo caso, se un cavo o un'interfaccia, anche del server applicativo, ha un problema, il flusso dato prosegue utilizzando il percorso gemello. Se entrambi lavorano correttamente, in caso di carico di picco, si ottengono delle performance superiori. I controller vediamo che sono a loro volta dotati di uno slot di espansione. Nel nostro caso sono sfruttati da una scheda Fibre Channel a 4 canali con velocità 2, 4 e 8 gigabit per secondo. La dotazione incorporata nativa, invece, prevede vari correttori RJ45 femmina e un mini SAS. Questo qua. Il mini SAS serve per connettere a cascata altri device simili, ma con meno elettronica, detti expander, proprio per espandere la capacità totale dello storage. I connettori RJ45 hanno invece diverse funzioni. I 4 denominati H0, H1, H2 e H3 sono delle porte Ethernet dedicate al protocollo ISCSI, che permette al server applicativo di vedere i dischi dello storage come se fossero collegati localmente con un flat cable anziché tramite una semplice interfaccia di rete. Il connettore sulla sinistra, marcato H4, è invece dedicato al management dell'apparato. In pratica qui viene impostato l'indirizzo IP a cui risponde l'interfaccia web, che permette di scaricare il software di gestione detto ISM. Risponde inoltre, con un protocollo proprietario, alle interazioni vere e proprie tra l'ISM e lo storage. Infine abbiamo il connettore H6, che come dicitura ha 2 barrette e 2 cerchi. Sembra Ethernet, ma in realtà è un'interfaccia seriale. Serve per entrare nella console a caratteri vecchio stile, che è fondamentale per effettuare operazioni tecnicamente molto avanzate o che comunque non sono previste dall'interfaccia grafica.
Nello specifico, bisogna usarlo almeno una volta nella vita per configurare il primo indirizzo IP, quello di management di ogni controller della SAN, quando si accende la SAN per la prima volta, ma questo lo vedremo prossimamente.